Allora, mister Massimiliano Serpietri, l'anno scorso sono una prima squadra, quest'anno addirittura l'incarico anche dei più piccoli, quelli dell'Under 21. Cresce anche l'interesse proprio a livello personale? Eh sì, diciamo che con Cristia, con la società, abbiamo valutato il discorso di uniformare sia la prima squadra che l'Under 21, quindi molti ragazzi ancora adesso vengono in prima squadra, si allenano con noi. E quindi proprio perché vogliamo fare un gruppo unico, quindi perché credo che l'Under 21 sia il serbatoio della prima squadra, soprattutto poi se l'anno prossimo in prospettiva ci può stare al C1. Ecco, si sta lavorando quindi non solo in prospettiva, ma a breve, non possiamo sapere se tra un mese, tra due mesi, ma sicuramente l'intenzione è quella di portare quanti più giovani in prima squadra. Sì, no, è proprio la nostra idea fissa, è quella proprio di portare 4-5 giocatori fissi in prima squadra. Già lo facciamo, l'abbiamo fatto in preparazione, quattro ragazzi sono stati sempre dal 24 agosto in prima squadra e diciamo che si stanno comportando nel migliore dei modi, considerando che sono ragazzi che vengono dal calcio. Quindi... Ecco, il settore giovanile è veramente una cosa molto importante. Noi abbiamo avuto modo di vederlo in queste settimane perché si sta giocando attualmente il campionato massimo regionale, la Serie C1, è cambiato tantissimo il tempo effettivo, l'obbligo di schierare i giovani. Potrebbe essere qualche veicolo importante anche per la categoria minore regionale? Guarda, qui a me, io ho fatto per 24 anni, ho fatto sto sport, l'ho giocato e sinceramente è una regola che a me non piace, perché io ho avuto la fortuna di giocare con bravi ragazzi, 18 anni, 19 anni, che meritavano di giocare e allenatori non avevano nessun problema a metterlo in prima squadra. Le forzature credo che non fanno mai bene, anche perché poi vedi società che prendono un portiere under 21, quindi diciamo trovano delle scappatoie. Io credo invece che sia importante lavorare tanto sui giovani e poi comunque quello bravo, due bravi, tre bravi, portarli in prima squadra, ma le forzature fatte per forza non mi sono mai piaciute. Ecco, ma proprio perché ci sono tanti anni sulle spalle e sulle gambe a questo punto, perché possiamo dire che abbiamo avuto, lei mister ha avuto la possibilità di giocare non in ambito regionale, addirittura nel provinciale, perché non bisogna nasconderlo, la Serie D, la C2, la C1, abbiamo avuto la possibilità di fare la Serie B, siamo saliti sempre più su. Sinceramente, quanto è cambiato questo sport e quanto sta per cambiare ancora? Guarda, io fortunatamente l'ho vissuto nel momento degli arrivi dei brasiliani, quindi l'ho iniziato col vecchio istituto Gifferro, quindi siamo partiti da una C2 per arrivare fino alla massima serie, quindi alla Serie A. L'ho vissuta, non c'erano stranieri, sono cominciati ad arrivare i primi brasiliani, i croati, e dico che i brasiliani hanno cambiato molto questo sport e in meglio, perché hanno portato tanta qualità. Poi c'è stato un momento, diciamo, di stallo. Oggi mi è capitato pure sabato andare a vedere una partita del nazionale, il livello si è un po' abbassato, forse probabilmente anche colpa un po', diciamo, della crisi che ha colpito un po' tutti quanti, quindi ha colpito anche un po' lo sport. Però... Gli italiani hanno preso da questo sport, hanno imparato tanto o si sono stabilizzati o forse andati ancora peggio? No, diciamo che gli italiani piano piano hanno migliorato questo, mo, a prescindere dall'ultima apparizione della nazionale, comunque che non andava per il meglio, però diciamo che questo sport da quando l'ho cominciato io a oggi è migliorato molto. E c'è stato, diciamo, una punta massima che io l'ho frequentata nel 2000-2003, dove in pratica io credo che lì è stato proprio il top. Oggi credo che lasciano pure a livello tattico molto a desiderare e puntano molto sull'uno contro uno, quindi diciamo c'è un po' una tendenza un po' al contrario, però diciamo che poi alla fine vedo anche tanti giovani bravi adesso allenatori che stanno uscendo fuori e diciamo c'è una piccola ripresa, dai. Per chiudere, un motto, lo sveliamo anche, che il mister preferisce tenere per sé, ma che può essere la sua arma in più in questa squadra. Un motto? No, io non credo nelle fortune, non credo in questo qua, credo sempre nel lavoro. Io sono uno che, perché comunque da giocatore ho sempre lavorato tanto sul campo, durante gli allenamenti. Non credo nella fortuna, nella sfortuna, credo molto nel lavoro durante la settimana e niente, punto su quello, punto sul lavoro.
poi i fatti ti daranno ragione. Comunque cerco sempre di far sfruttare al massimo comunque le doti di ogni singolo giocatore, quindi quello, c'ho soltanto quello, il lavoro appunto. Allora Presidente, prima di tutto il benvenuto in questa società a nome di tutta quanta la dirigenza, un'esperienza nuova per lei, Sisto Cacciotti. Sì, un'esperienza nuova, quindi un'esperienza che è cominciata nel migliore dei modi. Sono entusiasta di questa esperienza e vediamo un po' come vanno le cose, noi ce la metteremo tutta sicuramente. Ecco, si aspettava che la scelta del Presidente ricadesse su di lei, questa carica ricadesse su di lei? No, assolutamente, non me l'aspettavo, però mi ha fatto veramente piacere. E se inglobato in questa società, una bella società, seria, composta da persone serie, mi ha fatto veramente piacere. Quanto ci ha messo e che cos'è che l'ha convinta ad abbracciare questo progetto? Sì, ci ho messo un po', ci ho pensato tanto, però mi ha convinto la serietà del progetto. Un progetto serio che non guarda solo la stagione corrente, ma guarda anche al futuro, agli investimenti, poi per un possibile palazzetto dello sport in futuro. Vediamo un attimino quello che uscirà. Sarà un presidente da prima linea, prima sempre presente, quanto più possibile con gli impegni istituzionali, o sarà un presidente che attenderà notizie? No, sarò partecipe come sto quasi tutti i sabati a vedere le partite. Una cosa che mi piace, lo faccio con passione. Allora, un brutto infortunio quest'anno, almeno per l'inizio, costringerà il capitano Cristian Trobbiani a guardare i suoi amici da fuori. Però Cristian, sicuramente è doverosa la domanda, quanto si soffre? Molto, 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 moltissimo. Si soffre perché sto bene, il ginocchio risponde bene e quindi ci sono dei tempi da rispettare per il rientro, però diciamo che io sto in preparazione dal 25 agosto con la prima squadra, loro correvano, io in bicicletta, come qualche immagine sui social è corsa e molti l'hanno vista, però niente, proseguiamo, abbiamo iniziato le amichevoli col piglio giusto e stiamo lavorando molto, anzi direi veramente tanto, anche i nuovi acquisti da categoria superiori hanno fatto qualche battuta, come per dire si lavora molto di più in questa categoria. Io ho risposto sicuramente sì, è più difficile. Allora facciamo un attimo un passo indietro, perché durante la presentazione sono state annunciate non solo la carica nuova del presidente, perché coloro che l'hanno rivestita fino allo scorso anno hanno assunto altre cariche, quindi sono rimaste all'interno della società, ma una cosa molto importante, forse anche per un'esperienza vissuta proprio sulla tua pelle, si è voluto dare molto più risalto, molto più in importanza allo staff medico. Assolutamente sì, in queste società anche di amici che vedo io sia nell'Agropontino che nei gironi di Roma manca questa figura, cioè si vedono proprio squadre arrivare in campo con massaggiatori improvvisati o quant'altro. Io mi sono fatto male a Palestrina e quel giorno c'era il nostro fisioterapista per fortuna e vi dico che con una rotula di fuori non è da tutti, quindi attenzione e se possibile, ecco, facciamo qualche cena di meno, lancio questo messaggio agli amici, qualche cosa di meno e magari avere uno staff medico importante, che è molto più importante di avere qualche giocatore vero in squadra. Allora, è vero che tu non hai fatto la preparazione sul campo, hai seguito comunque la preparazione a stretto proprio contatto con il tecnico della prima squadra Massimiliano Serpietri, però da quest'anno c'è anche qualcosa di più importante per te, perché a questo punto il lavoro per te si raddoppia, perché sarai anche l'allenatore in seconda e seguirai anche l'Under 21. Guarda, è un discorso nato così che non me l'aspettavo, è stata una richiesta fatta dal mister a me in primis e poi alla società. Io volevo staccare veramente, volevo rientrare direttamente a febbraio-marzo, non vedere più la United per quanto riguarda sul campo giocato, perché tu sai benissimo che una società è molto dietro le quinte, io faccio molto anche quello insieme a tutti i nostri dirigenti importantissimi per questa grande famiglia. Però lui niente, non voleva prendere in mano questa squadra se io non avessi accettato, e quindi che fai? Gli dici di no? Anche la squadra ha voluto che io rimanessi con loro in panchina e nello spogliatoio. Poi è nata questa Under 21, così per gioco, per scherzo, ci scherzavamo giù su da 2 anni, è nata anche questa, e in questa preparazione, in questo mese,
diciamo la parola allenata è un po' importante, grande. Un po' grande, non lo sono ancora allenatore, ho tanta strada da fare come giocatore, secondo me ancora, anche se sono vecchio lo dico io, figuriamoci come allenatore. I ragazzi sono degli ottimi ragazzi, stanno seguendo, sono delle spugne, vengono tutti dal calcio 11, li sto forgiando a mio uso e costume, ma li forgio come vorrebbe mister Serpietri, e quindi niente, proseguiamo così come il mister vuole. Il mister è colui che comanda la squadra e la società gli deve dare retta, e noi questo stiamo facendo.